Il lusso è una necessità che inizia quando la necessità finisce. Questa è una celebre frase di Coco Chanel. Perché vi sto preannunciando ciò? Lo scopriremo insieme dopo la sigla. Bentornati tutti amici del canale di Momissima e ben rivisti. Oggi sono qui dopo tanto tempo, a grande richiesta, perché era da un po' che non facevo più video che riguardassero la biocosmesi o comunque gli articoli che tratto qui in Saponeria Eco, perlomeno su YouTube, perché poi sul mio account diciamo che tratto spesso questo argomento. Oggi vi voglio presentare la novità in casa Puro Bio del 2018, quindi Fall e Winter 2018-2019. Sto parlando della collezione Luxus, eccola qui. Guardate che bellissimo questo pack. Tra le novità di questa collezione possiamo ricordare tre nuove colorazioni di ombretti, tre nuove tonalità di rossetti, una nuova cipria in polvere, 5 nuovi correttori luminosissimi e 6 nuovi fondotinta liquidi. Allora, andiamo per grado perché altrimenti facciamo confusione. Dunque, io sono molto emozionata, come potete vedere ho già fatto gli swatch di alcuni rossetti dei nuovi tre colori metallici. Sono emozionata perché comunque era da un po' che aspettavo questa fantastica collezione e perché volevo testare io personalmente anche la performance, quindi la resa di questo fondotinta fantastico, che è molto adatto a chi ha il viso non molto giovane, che è molto adatto, si presta per la sua leggerezza ma anche per la sua coprenza ed efficacia anche a chi ha la pelle non propriamente giovanissima. Allora, andiamo per gradi perché volevo dirvi che appunto queste nuove nuance che si vanno ad inserire tra quelle preesistenti, andiamo a trovare, intanto vi stavo dicendo, tre nuove tonalità di rossetti. Vorrei partire da qui perché li ho già swatchati. Allora, i nuovi rossetti della Puro Bio sono questi. Allora, sto parlando del numero, della tonalità numero 13, 14 e 15. Ecco la 13, di cui ho fatto lo swatch, e questa qui, la prima. Che cosa hanno di particolare questi rossetti? Che hanno il finish metallico, sono più morbidi dei precedenti e hanno queste tonalità accese, soprattutto aspettavano il rosso scarlatto che non era ancora completo, non era ancora arrivato nella gamma dei già rossetti esistenti della Puro Bio. Questo, quello stupendo che a me piace tantissimo è in realtà il numero 15, che ha questa finitura violacea, diciamo, però molto, voi non riuscite a vedere qui, diciamo, in telecamera, però è molto molto pigmentata e soprattutto ha dei riflessi metallici veramente sbalorditivi. A me piacciono tantissimo. E ancora la tonalità numero 13. Eccola qui, quindi 13, 14, questa centrale, quindi ho già swatchato questa centrale, guardate quanto è bella, molto molto determinata come texture e come colore soprattutto, e la 15 che è questa bellissima proprio sul violaceo di cui vi parlavo. Non mi voglio soffermare tantissimo perché a parte che sono prodotti che io voglio ancora testare, mi sono arrivati, ho qui la scatola, ho un po' tutto quello che c'è di nuovo, il riordino che ho fatto anche dei miei prodotti finiti qui in negozio, ma la cosa bella che vi voglio far vedere, oltre a poi vi farò vedere anche il drop foundation, è questa novità, la spugna blender di precisione, che ha un materiale molto più morbido rispetto a quello precedente, quindi alla classica spugna blender della Puro Bio. Allora, questa spugna è una spugnetta di precisione che va, direi, soprattutto per smussare per gli angoli, quindi per gli angoli particolari dove vi dovete truccare, magari, ne so, all'attaccatura del naso, quella degli occhi, sotto appunto per il contorno occhi, quindi per applicare sia il concealer, quindi sia il correttore, che la stesura del fondotinta stesso o la BB cream, dipende da ciò a cui voi siete abituati e mettete abitualmente, appunto. Questa è anche la grande novità. La cosa che mi piace molto, molto carina, è la versione pochette invernale, quindi sarà molto gettonata soprattutto per il periodo natalizio, questa fantastica pochette scamosciata che è di un lusso estremo, direi, nella quale io ho già messo la mia spugnetta blender che devo ovviamente testare,
il mio rossetto numero 15, che è questo che vi dicevo, che mi piace tantissimo, quindi me lo porterò a casa, mi proverò tutte le nuance con tranquillità. Ma eccolo qui il drop foundation, eccolo qui, questo è il mio tester. Ovviamente voglio ancora vedere un pochino l'effetto che farà, magari vi realizzerò un video proprio per farvi vedere sia la texture che la resa, quindi la performance di questo fondotinta molto ormai atteso, diciamo, di cui ho letto ne bastino, pare, poche gocce. Sto vedendo un attimino come si stende. Allora, intanto è un effetto quasi seconda pelle, leggero sì, devo dire, però è anche molto coprente, quindi secondo me si stende bene, ma bisogna stendere velocemente. E comunque lo andrò a testare, eccolo qua il drop foundation su Vim, e poi vi farò vedere, insomma, vi dirò le mie impressioni e come si comporta a contatto con il mio viso. Penso che prenderò la tonalità numero 2, questa è una 3, stavo sbagliando, di solito cercare la 2, ed eccola qui. Vi ricordo che le colorazioni si presentano dalla 1 alla 6, per cui c'è molto margine di gradazione, quindi di scelta per le vostre diverse esigenze. Io metterò la numero 2, poi domani o più in là, comunque quando mi realizzerò il make up, vi farò vedere e vi parlerò anche di questa stesura. Importantissimo, connubio e super atteso anche il concealer abbinato proprio al fondotinta stesso, quindi eccolo qui, concealer numero 2, perché ho preso la texture numero 2 ovviamente del fondotinta, quindi andrò ad applicare la numero 2 di correttore. Vabbè, non è che lo posso mettere adesso perché già porto un minimo di trucco, però domani realizzerò sapientemente un make up, giuro che metterò il fondotinta, nonostante io non sia molto propensa e non lo utilizzi tantissimo, ho deciso almeno per quest'inverno di metterlo con una certa regolarità. Perché comunque questo comunque fa respirare la pelle, è molto leggero, perché ho letto delle ottime recensioni, comunque mi sono informata prima di fare questo acquisto. E quest'altro componente lo andrò a mettere nella mia pochette, guardate che bella, lussuosissima questa pochette, vi dicevo scamosciata all'esterno, e all'interno è foderata, tutta così. Le varianti delle pochette, vi è anche questa tutta raso verde prato, che va tantissimo quest'anno per questa stagione, che è un verde prato veramente molto molto sfiziosa anche questa, anche se io preferisco quella scamosciata in bordeaux. E poi c'è la versione in silver, che è meravigliosa anche questa in silver, vabbè non ve la vado ad aprire, che però sembra in ecopelle, diciamo, è in ecopelle, e ve la faccio vedere, o comunque in plastificato, adesso non lo so che cos'è, con, guardate quanto è bella, proprio con la sua chiusurina con la scritta puro bio, all'interno sempre di rosa con luce, impermeabilizzato per le perdite eventuali eccetera. Ed è molto sfiziosa anche questa. La novità è costituita dalla Silky Powder, una polvere molto leggera, trasparente, che va a sostituire o comunque in connubio con... Ed è questa qui, la Loose Powder, che esisteva già dalla Puro Bio, che ho qui, nel vecchio espositore, o anche, vabbè, quello corrente. Allora, la Silky Powder, che è una cipria dalla texture molto leggera. Questa va stesa, amiche, sia con o un pennello appunto da make up che con la blender, diciamo che va a opacizzare il trucco, quindi senza avere una pigmentazione, quindi essendo trasparente va semplicemente ad opacizzare le parti un po' più grasse del viso, quindi le parti più lucide, per così dire. E niente, quindi questa anche l'avevano molto richiesta, le mie clienti me l'avevano molto richiesta, e infatti mi è arrivata in negozio. Ricordiamo anche la matita numero 47 della Puro Bio, che è un rosso, diciamo, abbinato al rossetto numero 14, che è proprio il rosso più atteso della Puro Bio, che mancava nella rosa dei suoi prodotti, diciamo. E quindi niente, questa matita numero 47, che è proprio abbinata a questo rossetto. E poi ancora, tra i vari ombretti che non vi sto a sbocciare qui, abbiamo il grigio metallo, il rosa anche metallo e l'oro che è la vera novità proprio di quest'anno. Questo è l'oro Puro Bio. Ed eccola qui la matita numero 47, che è questa, di colore rosso, in abbinamento al rossetto numero 14, di cui vi parlavo prima, che sarebbe questo qui.
Guardate che bello il colore molto luminoso di cui vi dicevo, già vi ho accennato prima, insomma vi ho fatto vedere tantissimo gli swatch. Diciamo che questo video è un video molto istintivo, cioè l'ho girato proprio velocemente nella fase di spacchettamento. Perché? Perché mi andava tantissimo di farvi vedere queste novità così a caldo, e poi mi informerò bene, magari vi farò vedere appunto, come dicevo, l'applicazione, le mie impressioni e tutto il resto. È stato un video girato proprio buttato lì con un po' di, come dire, di trambusto tra i piedi, perché proprio ho tante cose da mettere a posto, da sistemare, e quindi non ho badato molto a come l'ho fatto, a come l'ho girato. Mi sono semplicemente limitata a farvi l'elenco di tutte le varie novità. Comunque Luxus è una collezione che promette molto bene, che sta andando tantissimo, e ovviamente si riconferma già, come avevo sempre sostenuto io, la Puro Bio è una delle più grandi aziende di ecobiocosmesi attualmente presenti sul mercato italiano, sia per performance, per gli ingredienti stessi, per marketing, per tutto. È proprio un brand che sa che ha preso molto piede e a noi piace molto. Questi gli swatch, 1, 2, 3, ve li faccio vedere per l'ultima volta. Poi vi farò vedere la stesura del fondotinta, tante novità ancora, e insomma non lo so, amiche, mi mancava da tanto fare un video che riguardasse la cosmesi biologica, e questo è un altro degli aspetti di me che sta tornando a, come dire, sta tornando a galla. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, questa è una frase di rito che ripeto sempre, bla bla bla, mettete mi piace al video e aiutatemi a far crescere il canale, perché penso che è un canale che ha entusiasmo, voglia di fare e un editing piuttosto discreto, tutto sommato sia un canale che merita di crescere, al di là di tutte le dinamiche e le politiche, gli algoritmi che avvengono su YouTube. Vi aspetto al prossimo video, un bacio a tutti, ciao a tutti! Don't you worry, I want to be the man that you want.